E ora la parola al sindaco di Torino e presidente di ANCE, Piero Fassina. Grazie naturalmente dell'invito, molte cose sono state dette con cui io convengo, quindi non le ripeterò. Vado per punti per essere rapido. La questione di partenza è già stata richiamata dal professor Barber e da altre relazioni. Con il 2010 si è determinato il superamento della soglia del 50% della popolazione mondiale che vive in città con più di 300.000 abitanti. E questa dinamica crescerà sempre di più e questa dinamica ci dice che oggi il punto strategico per le politiche che investono la vita dei territori, delle nazioni, del mondo, si gioca sempre di più nelle grandi concentrazioni metropolitane. Le città, sappiamo tutti, le grandi città sono il luogo delle maggiori criticità e sono anche il luogo delle maggiori opportunità. Si concentrano le maggiori criticità in termini di marginalità, di povertà, di fenomeni di disagio e di contraddizione sociale, ma è anche vero che le grandi città sono il luogo delle massime opportunità perché lì si concentrano i poli universitari, lì si concentrano le attività di ricerca, lì si concentra il sistema produttivo, lì si concentra la produzione intellettuale e culturale e via di questo passo. Ma non è solo questo, c'è un punto che secondo me va reso più esplicito di quanto in genere venga percepito. Noi viviamo nella globalizzazione, parola che è entrata nel nostro lessico quotidiano. Ebbene, uno dei tratti della globalizzazione è questo, che nella globalizzazione la competizione non è più solo tra imprese, la competizione è tra territori. E si affermano i territori che sono in grado di dotarsi in termini di politiche, di infrastrutture, di opportunità e di convenienze di ciò che le consente di essere più competitive. E la dimensione del territorio che si struttura come un'area integrata capace di stare nella competizione globale non è marginale. Io ricordo un'esperienza personale. Subito dopo che sono diventato sindaco ho avuto un incontro con un grande fondo di investimento londinese per verificare la possibilità di lavorare insieme all'attrazione di investimenti sulla mia città. E ricordo bene come questo signore mi disse: ci sono alcuni parametri di riferimento da cui si parte per qualsiasi azienda che voglia investire nel mondo e uno dei parametri è la dimensione. E quando un fondo di investimento analizza dove allocare delle risorse, parte dall'idea che con meno di 1 milione di abitanti non sia un'area interessante per allocare risorse. Dal che io mi sono molto preoccupato perché Torino ne ha 965.000 e quindi il problema c'è. Come area metropolitana diventiamo un'area di 1,5 milioni di persone. Cambia la scala di riferimento per quel parametro. Faccio questo esempio, ma ne potrei fare tanti altri. Cioè nella competizione, la globalizzazione è sempre di più una competizione tra territori. Vincono i territori che sono accoglienti, che sono ospitali, che sono infrastrutturati, che hanno la dimensione di scala, che si propongono come un polo alto di sviluppo a forte livello di concentrazione e di integrazione. E questo rende necessaria la città metropolitana. D'altra parte, se guardo all'esperienza nel mondo, risulta evidente questo. Noi siamo chiamati oggi a competere con le grandi aree metropolitane di Londra, di Francoforte, di Parigi, di Marsiglia, di Lione o di Barcellona, per non parlare delle grandi concentrazioni metropolitane asiatiche o degli Stati Uniti o del Brasile. Quindi, siccome dobbiamo competere con quel tipo di dimensione, o ci strutturiamo nella dimensione analogo, è evidente che la capacità competitiva soffre di un gap difficilmente colmabile. E peraltro, in realtà, i processi reali, come spesso accade, sono più avanti dei processi istituzionali. Io guardo ancora la mia area metropolitana. Nella nostra area metropolitana della città di Torino, i trasporti sono già metropolitani. La distribuzione del servizio idrico è metropolitana. Stiamo costruendo la società del raccolta e smaltimento rifiuti metropolitana, unificando tutte le società di bacino che ci sono.
La pianificazione urbanistica sempre di più la fai pensando la dimensione metropolitana dal punto di vista delle reti infrastrutturali e degli investimenti materiali e digitali che devi mettere in campo. Cioè, in realtà noi stiamo già vivendo, e questo vale a Milano, vale a Bologna, vale nelle altre grandi concentrazioni del nostro paese, stiamo già vivendo dentro una dimensione metropolitana nelle politiche reali, nelle policy, nei processi reali, perché è la realtà che ti spinge in quella direzione. Quello che fino ad oggi è mancato è, come dire, un'architettura istituzionale che corrispondesse alla dimensione dei processi reali, e il disegno del legge Delrio a me sembra che sia importante per questo. Poi ha tutti i limiti che sono stati qui evocati, perché mettere in campo processi di riforma istituzionale in un paese come il nostro, ma non solo il nostro, non è mai semplice, perché ovviamente c'è, come dire, c'è un'architettura preesistente che, come dire, è un riferimento. Non costruisci la città metropolitana greenfield partendo da, come dire, zero. Devi costruire la città metropolitana dentro un'architettura istituzionale esistente, e quindi è chiaro che il processo ha una farraginosità, una complessità quasi inevitabile. Però il dato politicamente rilevante è che, come è stato ricordato, parliamo di città metropolitane da 30 anni, sono state istituzionalizzate e rese organo costituzionale 15 anni fa, e fino ad oggi tutto questo stava sulla carta. Il disegno di legge Delrio ci consente di partire. Poi, con una metodologia che a me sembra ormai sempre di più l'unica metodologia possibile, quella delle approssimazioni successive, applicando quella legge, mettendola in essere, vedremo tutti gli adeguamenti che dovremo fare, tutte le correzioni che dovremo fare. Ma partiamo e mettiamo in moto un processo che è un processo assolutamente necessario. Questa scelta richiama altre due però questioni, rapidamente le affronto e finisco. Il primo è il rapporto tra città metropolitane e regioni. È evidente che nel momento in cui si creano anche istituzionalmente grandi conurbazioni a forte livello di integrazione e con titolarità di politiche forti, come le aree metropolitane, il rapporto tra la città metropolitana e le regioni è un tema che dobbiamo affrontare. Perché noi sappiamo che, per una ragione che poi mi porterà al secondo punto che voglio, ultimo punto che voglio affrontare, noi sappiamo che le regioni sono venute dilatando significativamente le loro competenze in questi anni. Le regioni nacquero come enti di legislazione e enti di programmazione di grande scala e enti di gestione per politiche di così vasta scala da non poter essere gestite da altri enti. Ma un principio di sussidiarietà correttamente interpretato dice che, e per tante ragioni che sono state qui evocate, l'istituzione chiamata a gestire le politiche sui territori e a vantaggio delle comunità sono in primo luogo le città e i comuni. E noi sappiamo che invece in questi anni si è determinata una invasività significativa delle regioni neanche in compiti gestionali, con, diciamo, un enorme aumento di concorrenze di responsabilità, di titolarità e con sovrapposizioni e duplicazioni che hanno rappresentato un elemento di ispessimento burocratico rispetto alla capacità di gestione delle pubbliche amministrazioni. Nel momento in cui nascono le città metropolitane, questo tema non può essere eluso. Il rapporto tra città metropolitane e regioni in qualche modo deve essere affrontato, perché cambia il rapporto tra le regioni, i comuni e le città così come si è costruito oggi, e deve cambiare nella direzione di una riconduzione delle regioni ai compiti originariamente definiti per questa istituzione, riconoscendo alle città metropolitane, diciamo, quel ruolo di strategico di gestione delle politiche che è fondamentale per la loro buona efficacia. Ma questo richiama un altro tema ed è l'ultimo che voglio affrontare. L'Italia ha 8.000 comuni. In sé il numero può dire tanto o dire poco. La Francia ha 35.000 comuni. Però noi dobbiamo sapere che 8.000 comuni, 5.000 dei quali con meno di 5.000 abitanti, sono una dimensione che soffre sempre di più rispetto a dimensioni della dinamica economico-sociale che richiede
dimensioni istituzionali più larghe per essere in grado di dare risposte ad una, in modo adeguato ed efficace. Allora, io credo che nel momento in cui il Paese cerca di dotarsi di una nuova legge elettorale, si va verso una riforma del Parlamento come l'ha evocata qui Matteo Renzi questa mattina, col superamento del bicameralismo perfetto e la costituzione di un'assemblea legislativa dei poteri locali. Si va verso la revisione del titolo quinto, tanto più nel momento in cui si istituisce la città metropolitana, è complementare, essenziale, un quarto fronte che l'ANCI intende aprire, che è quella di una stagione di riaggregazione e ricomposizione della dimensione comunale su dimensioni più grandi. Noi abbiamo due strumenti, abbiamo più strumenti, ma ce ne sono almeno due che vanno fortemente incentivati e promossi: le unioni di comuni e le fusioni di comuni. A me colpisce che sempre più spesso vengo sollecitato come presidente dell'ANCI a partecipare in questi mesi a iniziative promosse da comuni per realizzare fusioni che consentono di passare dalla polverizzazione della dimensione comunale che oggi l'Italia conosce a comuni di scala adeguata alla gestione delle proprie politiche. E d'altra parte questo batte sulla città metropolitana, questo tema, e adesso vi farò un esempio molto concreto, e batte sul nel rapporto con le regioni. Siccome la legge stabilisce, e questa per esempio è una cosa che probabilmente poteva anche essere costruita in modo diverso, ma adesso è così. La legge stabilisce che le città metropolitane, laddove vengono costituite, assorbono territorio, oltre che competenze e titolarità, delle vecchie province. Questo significa che la città metropolitana di Torino, per fare un esempio, è una città metropolitana costituita da 315 comuni. Chiunque capisce che una città metropolitana costituita da 315 comuni è una contraddizione evidente, de facto. Se noi vogliamo costituire una città metropolitana che abbia un senso, se il territorio deve essere quello, noi dobbiamo mettere in campo in provincia di Torino processi di riaggregazione della dimensione comunale che consentono un rapporto più equilibrato tra la città capoluogo e gli altri comuni e un numero di entità comunali dentro la città metropolitana che sia governabile. Se no, con 315 è molto difficile e farraginoso far funzionare la città metropolitana. Ma questo vale anche nel rapporto tra città metropolitana e regioni e comuni e regioni. Il Piemonte, vi faccio ancora un esempio perché è calzante, è la regione in Italia che ha il più alto numero di comuni, 1206 comuni, 800 dei quali con meno di 1000 abitanti. Difficile rimproverare alla regione Piemonte, chiunque la governi, un'invasività delle competenze comunali quando hai 800 comuni con meno di 1000 abitanti, perché grazie a Dio c'è qualcuno che ci pensa. Perché 800 comuni con meno di 1000 abitanti hanno una dimensione così ridotta da non essere in grado di gestire autonomamente nessuna politica e quindi è chiaro che qualcun altro lo deve fare. Ma se tu vuoi definire il rapporto tra comuni e regioni, tra comuni, città metropolitane e regioni, nella direzione di una riconduzione dei compiti gestionali interamente, come la legge prevede, ai comuni, e una riconduzione delle regioni a una competenza invece che è propria di legislazione, di programmazione, un processo di riaggregazione dei comuni è la condizione, perché io posso chiedere alle regioni di rinunciare all'invasività che hanno realizzato in questi anni se ho dimensioni comunali in grado di gestire le politiche, se no è inutile che lo chieda. Quindi, finisco, l'istituzione della città metropolitana è anche una grande occasione per la riorganizzazione dei comuni, tanto più nel momento in cui la istituzione di città metropolitane è accompagnata in tutti gli altri territori dalla riorganizzazione delle province, dalla loro riforma come enti di secondo livello e unità di comuni, no? E quindi da questo punto di vista questo è un fronte che è contestualmente necessario aprire e l'ANCI intende aprire, perché va nella direzione di rafforzare le città metropolitane nel momento in cui nascono e debbono implementarsi. E quindi rafforzare il decollo delle città metropolitane in quanto appunto si abbia la capacità anche di riorganizzare la dimensione
diciamo, comunale nella sua interezza, realizzando ovviamente non in qualche settimana, in qualche mese, ma un processo che può decollare e dare anche esiti significativi in un tempo relativamente breve, mettendo in campo una stagione di unioni comunali e di fusioni che ci faccia passare dall'avere 8.000 comuni a una articolazione di dimensione comunale diversa, tali per cui ogni entità comunale, sia nella forma di un nuovo comune che deriva dalla fusione di più comuni o nella forma di unione, abbia le dimensioni di scala capaci di essere adeguata ai servizi e alle politiche che deve corrispondere ai cittadini. Grazie.